nasce come melodia, nasci come melodia, poi diventi armonia, stai con me tutta la vita. Prendi il treno all'aeroporto per volare sulla vetta. Cos'è così speciale questo viaggio senza testa? Mi perdo tra la gente, ma la gente non la vedo. Tra la gente cerco te, intanto fuori c'è il sole. Lascio, prendo questo diavolo fino a bestemmiare. La mia fedia scappa via, la notte sta per arrivare. La mia fedia corre via, così anch'io vorrei scappare. La mia fedia vola via, la notte non può finire. La mia fedia scappa via, non ha paura di morire. Ciao, siamo a Frassinelle, nel Museo dei Presepi, e qua abbiamo il nostro Franco che ci racconterà un pochino la sua storia. Ogni presepe ha una sua identità particolare e deve, la spontaneità dell'artista deve essere proprio nel cuore. Quindi qua vedrete dei presepi di diversi artisti, non tutti miei, una parte sono miei, una parte sono di tanti presepisti dell'Italia del Nord e anche centro-sud. I presepisti sono sempre in cerca di alloggio, come Maria e Giuseppe. Quindi ecco, dopo, nel 2019, con la nuova amministrazione, è stato fatto nominato paese del presepe Frassinelle Polesine. Quindi è per noi un orgoglio avere sulle quattro vie principali la tabella paese del presepe. Quanti presepi ci sono qui dentro? Ma adesso contarli così, approssimativamente saranno dai 150 ai 200 presepi, perché ogni anno ne abbiamo talmente tanti nella nostra collezione che ogni anno facciamo un continente. Quest'anno il continente è Asia, sono quasi tutti pezzi unici. Ho lavorato tanti anni in sanità all'ospedale di Ferrara. Uno dei nostri medici ha adottato un bambino dal Nepal e mi ha detto: Anna, assolutamente deve arrivare un presepe dal Nepal. Quindi, quando noi abbiamo avuto l'onore di ricevere questo presepe, quando l'abbiamo scartato ci siamo molto commossi, perché a parte i vestiti tradizionali del popolo, ma non riuscivamo a capire perché solo gli uomini avessero nel lobo dell'orecchio questo fiore. Allora chiamo il medico e dico: Michele, ma mi dai una spiegazione? Ha detto: guarda, facciamo una cosa, ti metto in contatto con la direttrice dell'istituto nepalese. E lei mi ha detto: ti devo raccontare una storia che anche a me ha tanto commosso. Nepal, solo il 5% della popolazione è cristiana. Io non ho trovato un cristiano che vi potesse realizzare un presepe. Quindi ho spiegato attentamente a uno che potesse realizzare questa opera che non è un cristiano. Quando l'ha consegnato, io ho notato subito questa cosa e mi sono altamente commossa per un motivo, perché nella sua religione solo gli uomini nei grandi giorni di festa devono mettere un fiore sul lobo dell'orecchio. Quindi lui ha capito che per voi è un grande giorno, una grande festa. E come anche questo che arriva dal Bangladesh, che il missionario, quando ce l'ha consegnato, mi ha detto: tientelo come un dono prezioso, perché l'ha realizzato un ragazzo con una mano sola, mettendo pezzi di legno in mezzo alle gambe, e piano piano ha inciso. L'abbiamo guardato io e Franco, ci siamo veramente commossi per la particolarità anche dei pezzi. Ma quando si entra, c'è un percorso preciso da seguire? No, è un percorso che lo diamo noi anche per arrivare nel sistema, dove che quando c'è una frequenza alta ci sia una scorrevolezza maggiore. Proviamo a seguire il percorso che proponete. Oh, sì, seguitemi. Questi sono i famosi presepi di carta, che noi italiani avevamo una grossa tradizione dei presepi di carta, che siamo quasi stati gli inventori dei presepi di carta.
però dopo, durante la guerra, è cambiato un po' tutto, si sono un po' andate a perdere queste tradizioni. Poi abbiamo dei presepi particolari, anche quello là che viene dalla Germania, quello lì con la ventola sopra, viene messo la notte, la sera di Natale in Padova, in mezzo alla tavola, vengono accesi dei lumini e il calore andando su fa girare la pala e praticamente diventa una cosa meccanica. Si chiamano torri o piramidi e sono fatti esclusivamente con il legno. Questo è un altro amico invece che va per mercatini e fa queste opere molto particolari con le zappe. Non so se ha notato queste zappe molto particolari che formano appunto la natività. Maria Giuseppe. Poi da qua iniziano i diorami. Diorami è una parola greca che vuol dire vedere attraverso. Sono particolari perché devono avere delle caratteristiche ben precise, delle linee ben precise, infatti bisogna seguire molto la proporzione e la prospettiva. Quindi nella prospettiva viene data una profondità all'opera in breve spazio, quindi proporzione e prospettiva deve dare un risultato di questo qua che si chiama diorama, che vuol dire vedere attraverso, è come guardare fuori da una finestra e vedere il paesaggio, quindi le parti davanti sono più grandi di quelle dietro. Questo l'abbiamo creato facendo un'attenzione a ricerca storica, perché volevamo far vedere ai bambini che ai tempi di Gesù le case non erano come le nostre attuali, che tutto era in un'unica stanza e soprattutto gli animali, perché erano molto preziosi, perché davano da mangiare, riscaldavano e quindi era essenziale tenerli all'interno delle proprie abitazioni. Questo è un presepe orientale. I colori stessi, la forma stessa, le case ci dicono appunto che questo presepista, che è un presepista di Vicenza, l'ha realizzato ricordando appunto i tempi di Gesù. Mentre questo è molto suggestivo, ha realizzato un amico che si chiama Walter Contin, che è proprio di Venezia, e lui minuziosamente riporta solo con polistirene queste opere che veramente sono straordinarie. Ci sono diverse tipologie di presepi si chiamano presepi popolari, che rappresentano i territori che magari vuole identificare il presepista e li riporta nella sua realtà in piccolo. Quindi qui ci sono i presepi popolari che rappresentano le città, i borghi dei nostri territori, e quelli orientali che rappresentano il tradizionale presepe orientale. Interessante questa collezione di schede telefoniche. I nostri ragazzi sono abituati con i telefonini e giustamente loro non hanno la percezione che noi le nostre relazioni erano completamente diverse, e quindi abbiamo avuto in dono queste schede che abbiamo pensato di valorizzarle per far vedere i ragazzi quando vengono con le scolaresche. Così pure le cartoline molto vecchie, in bianco e nero, dietro ci sono proprio i timbri postali che sono veramente commoventi, e abbiamo cercato insomma di dare valore adesso tutto con i messaggini, ma allora erano le cartoline. Queste sono le letterine di Natale che i bambini mettevano sotto il piatto del papà, con tanti buoni propositi, ma soprattutto per avere un fiat de paghetta e de mancetta. Era una cosa che i papà sapevano, ma facevano sempre finta di non sapere, era molto commovente. Diciamo che questo è un diorama popolare, perché in ogni caso viene rappresentata una scena della vita di Gesù. Questo rappresenta una ricerca dell'alloggio in stile popolare. Quindi anni 50, la trattoria con la parte che danno in affitto le camere, quindi i personaggi... La locanda, qua è una ricerca dell'alloggio, fuori dalla porta c'è uno che rappresenta Giuseppe, però non sono vestiti orientali, sono vestiti come ecco, di tradizione in quell'epoca là. Questo è un amico di Latina che ha voluto donarlo al Museo del Presepe dei Frassinelli, è un pezzo unico ed è un presepista unico, perché di solito i presepisti o fanno le strutture o fanno i personaggi, lui è completo e ha voluto riprendere la casa della propria nonna, quindi se notate in fondo si vede anche la camera da letto, è una cosa molto particolare, la cucina come era a quei tempi. La cosa più tenera è questo Gesù bambino
sulle ginocchia di un re magio, perché per quanto uno possa essere potente si inginocchia davanti a un bambino. Volevo chiedere i materiali che vengono prevalentemente usati, se li sapete. Beh, sono tutti materiali poveri, tanti materiali sono materiali di scarto, e diciamo che principalmente sono polistirolo, che poi diverse tecniche per fare questi presepi qua. Diciamo che c'è il polistirolo, si fa la struttura, si ricopre con lo stucco e si incide lo stucco. Invece adesso è saltata fuori una nuova tecnica di polistirene, pannelli di polistirene, si incide sul polistirene, si va a dare il colore sul polistirene. Questo qua, per esempio, è fatto sul polistirene. Ed è andato subito con il colore, senza fare altre cose. È stato finito col colore. E questo è un presepe altrettanto particolare, fatto da amici in provincia di Bergamo. Hanno ricostruito l'interno delle nostre abitazioni negli anni 50. Le nonne vicino al focolare che si riscaldavano, la mamma che preparava la cena della notte di Natale mentre si stava facendo un presepe. Questo arriva dalla zona di Matera. Se lei punta la telecamera su quello specchio, vedrà l'interno della cucina. E questa è una parte interna di una casa caratteristica di Matera. Questo qui è un presepe altrettanto particolare, che tutte le volte che ci affacciamo ci viene da coprirci, perché dà proprio la sensazione del freddo. Non è facile fare un presepe con la neve, ma poter vedere questa bella innevata nella nascita di Gesù. Diciamo che questa è una parte particolare, si chiamano presepi meccanici, dove che viene fatta anche qua, rispettata le tradizioni del nostro territorio, e noi adoperiamo questi presepi qua per una didattica quando vengono le scuole. Le scuole vengono qua e noi spieghiamo, vedono i mestieri di una volta, come venivano fatti, perché se non li fai vedere, anche spiegando, io non capisco. Quindi la vecchia trebbia, questo trattore, questa sarebbe la lavorazione del grano. Ecco, questi sono tutti scorci di borghi dove che ci sono i lavori tipici della nostra zona. Per esempio il pane, quella là è una grama da pane, sono scorci di posti della nostra tradizione ambientale, quello che fa i salami. E qua ci sono i lavori della tradizione di una volta, tradizioni di lavori poveri, che venivano fatti ancora, vengono ancora fatti adesso, però è giusto spiegarli anche ai ragazzi. Quindi quando impastavano c'era la donna che girava la pasta e quella che la pestava, quindi veniva impastata a mano così. I giocatori di carte, il cestaio, il materasso, una volta veniva pettinata la lana. In questa scena qua, dentro la stalla, c'è la Madonna con il cinto. Praticamente ha trovato l'alloggio in una stalla. Fra un po', quando si chiude la porta e si riapre, c'è la Madonna stesa che è nato il bambino. Che va a riprodurre i borghi della Toscana, borghi toscani. Ecco, questo è un presepe orientale, anche questo meccanico, che rappresenta il villaggio nei lavori tipici della zona del periodo. E qua in particolare c'è la scena della Natività, dove c'è la Madonna che adesso ha il bambino scoperto, e c'è l'adorazione dei Re Magi. Tra un po' la Madonna copre il bambino e i Re Magi di San Giuseppe si fermano. L'incantatore di serpenti, il castello. Ecco, vede che adesso la scena che ha coperto il bambino, tra un po' lo scopre e i Re Magi ricominciano. I lavori poveri di una volta, il pescatore, e qua c'è il censimento.
posso fare una domanda? Ho visto che ci sono diverse targhettine scritte in braille. Mi fa piacere che me l'hai ricordato. Sì, l'abbiamo proprio. E sai perché? Intanto vi dico solo che abbiamo tenuto in casa un bambino non vedente per 5 anni e noi abbiamo pensato che era giusto che anche gli ipovedenti e non vedenti potessero vedere i presepi con le mani, perché per loro i loro occhi sono le mani, e quindi abbiamo detto con Franco: mettiamo le indicazioni in braille in modo che chiunque, sia gli ipovedenti che i non vedenti, possano gustarsi la mostra come tutti gli altri, ed è per quello che l'abbiamo messa. Questo è un presepe che arriva dall'India, è stato fatto con i sari smessi delle donne indiane. Questa era una tecnica molto particolare, la tecnica batik, che ormai si sta purtroppo scomparendo. Non era altro che si andava a fare delle incisioni sul legno. Una volta fatto il disegno sul legno, veniva inciso nella cera e passato nella stoffa. Quindi una volta che dopo veniva inondato di colore, dove c'era la cera rimaneva il disegno. Purtroppo è una tecnica che si sta perdendo, ma questo missionario ha voluto farci questo bel dono di questo presepe inciso. Potremmo anche provarci con i ragazzi quando vengono con le scuole. Come amministrazione comunale siamo veramente contenti di questo museo dei presepi, che in realtà è diventato museo da un paio d'anni, ma queste persone lavorano da tanto e tanto tempo e continuamente per poter proporre ogni anno presepi sempre nuovi e diversi. E quindi anche un augurio a loro e al pubblico di venire a vederli, perché sono veramente belli e meritano. Complimenti. Grazie a te. Viva Vittoria, nata nel 2015 a Brescia da una donna che purtroppo ha avuto un brutto e spiacevole problema, è stata abusata, e lei da quel momento ha pensato di fare qualcosa a favore delle donne. Questa iniziativa, che in realtà pensava che Brescia, una volta fatta questa iniziativa, fosse finita lì, le donne invece sono una potenza. E cosa è successo? Si è generato il desiderio di portarlo anche nelle altre città. A un certo punto, dopo aver aiutato le altre città, ci siamo dette: ma Rovigo non ne ha necessità? Purtroppo siamo andati a verificare, centro antiviolenza del Polesine, la situazione è veramente molto molto delicata, cioè c'è una grande fragilità anche nel nostro territorio, ed è per questo che abbiamo chiesto la disponibilità di poter chiedere la candidatura anche per Rovigo. La candidatura è stata chiesta, martedì 4 c'è stata la conferenza stampa, è diventato ufficiale che a Rovigo il 10 marzo del 2024 ci sarà l'esposizione in piazza Vittorio Emanuele di tutte le coperte colorate in fili che riusciremo a intrecciare tra noi donne a coprire appunto piazza Vittorio. Ogni quadrato porterà la firma di una donna, perché è come se ogni donna dicesse no alla violenza. L'amore è un'intossicazione, si guarisce. Innamoratevi più che potete, lasciatevi andare e la vita vi sorriderà. Special light, do you. I still love you, baby. Armando! Yeah, yeah! Armando! 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 I can walk out. Potete dire tutto quello che volete. Tanto ormai siete tutti figli di me. Siamo giovani, parliamone.